Allora, il calendario, oggi si presenta il calendario didattico sulla festa dei Gigli 2024. Il calendario dedica le sue pagine quest'anno al tema delle bandiere. Ogni mese riporterà la bandiera relativa ad una corporazione, dall'Ortolano fino al Sarto, e poi ci sono delle bandiere storiche. Questa sera presenteremo il calendario, apriremo in particolar modo una finestra di riflessione su questi simboli, delle corporazioni, che cosa significa avere la bandiera nelle proprie abitazioni, e poi in particolar modo che cosa si può fare per valorizzare e tutelare questi simboli che sono così rappresentativi per la festa, per il cerimoniale e anche per le corporazioni stesse. Che edizione? Questa è l'ottava edizione del calendario didattico. Nel corso di questi anni ci siamo occupati della evoluzione, il calendario ha dedicato le proprie pagine all'evoluzione della macchina da festa, della struttura lignea, per poi passare ai luoghi della carta pesta, i luoghi dove si è lavorato la carta pesta in città, le vie della carta pesta, quali sono stati gli altri luoghi al di fuori della città di Nola dove si lavora la carta pesta, e la fototeca nolana, i luoghi della fototeca in particolare nel percorso dei Gigli, e molti altri argomenti. E il museo è rimasto appeso. Perché il museo della carta pesta, ecco, sì, questo è un tema sensibile. È un tema che abbiamo anche più volte, anche di recente, sollevato per la questione dei calchi che abbiamo nella caserma Principe Amedeo. Bisogna ritornare sul progetto del museo. Ci fu anche la prima pietra. Ci fu anche la prima pietra, bisogna però ritornare su quel principio. Dobbiamo dire la verità, che sì, il sindaco Felice Napolitano aveva tutte le intenzioni di fare questo museo. Sì, e fu il primo ad andare anche fuori Nola. Sì, sì, sì. La festa fu in quel periodo valorizzata anche in altre città europee, e ci fu questo grande progetto che prevedeva appunto un museo della carta pesta in città. Oggi la situazione su quell'aspetto è ferma, si è sovrapposta allo stadio comunale, che comunque è un'opera importante che bisogna realizzare. Bisogna cercare di individuare una sintesi per poter trovare da un lato la collocazione ai calchi che abbiamo nella caserma Principe Amedeo, e anche a simboli come questi all'interno di una struttura che possa tutelarli e valorizzarli, e nello stesso tempo dare risposta ai tifosi per la individuazione di una nuova area per lo stadio comunale. Il demanio, il passaggio di proprietà di Piazza d'Armi al comune. Beh, il passaggio di proprietà è stato più volte è stato approvato in un recente consiglio comunale con dei numeri risicati, anche con dei tempi che sono al limite. È stato, devo dire la verità, un progetto che non è stato affatto condiviso con la comunità. Certo, è senz'altro un risultato quello di ottenere quella piazza, però c'è anche da dire una cosa. Le prospettive di quella piazza devono necessariamente riguardare anche gli interessi dei cittadini e della città intera. Per un lungo periodo di tempo non avremo parcheggi, se i lavori avranno inizio, è divisa in tre lotti tutta l'intera area, gli altri lotti non conosciamo ancora quando e come saranno finanziati, insomma ancora una situazione caotica dove oltretutto il cittadino non ci ha potuto mettere bocca. E il mercato non si capisce. Il mercato si paventa l'ipotesi di trasferirlo al Foro Boario, a via Mario De Segna, in quell'area, ma ancora con tante incognite, ancora con tante incertezze. Ma io mi preoccupo soprattutto dei parcheggi, Raffaele. Non so se in queste sere siete stati a Nola, sì, soprattutto alla vigilia, Piazza d'Armi, sì, era piena. Tutte quelle auto dove le andremo a mettere? Vedremo.